Ciao, sono l'avvocato Giuseppe Di Palo ed in questo video scoprirai se puoi registrare una telefonata e se puoi utilizzare quella registrazione in un processo penale. Prima di tutto, si può registrare una telefonata? La risposta è assolutamente sì. Registrare una telefonata nella quale siamo noi i diretti interlocutori, cioè siamo una delle persone collegate alla chiamata, è assolutamente lecito e nessuno può accusarti di aver commesso un illecito. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la registrazione altro non è che la fissazione su un supporto digitale di qualcosa che già è impressa nella mente di chi ha partecipato a quella conversazione. Quindi fondamentalmente non c'è nulla di illegale nel farlo. Devo dire comunque che quando ho parlato in altre occasioni di questa cosa, di questo tema, qualcuno ha obiettato: sì, lo puoi fare, però devi avvisare l'altra persona che stai registrando, altrimenti è tutto illecito. Ma di che? Se il principio è: io fisso su un supporto digitale qualcosa che ho già fissato nella mente, e quando tu parli al telefono non è che dici all'altro interlocutore: guarda, io sto registrando mentalmente tutto quello che dirai, non fai così, sarebbe evidentemente da stupidi. E allora è chiaro che la registrazione con lo smartphone o con un altro strumento digitale che segue la stessa disciplina non deve necessariamente seguire ad un avvertimento all'altro interlocutore che stai per registrare. Un'altra obiezione che mi viene fatta è: ma allora perché alcuni call center quando registrano ti avvisano? Oppure: ma allora perché le app che registrano un altro interlocutore lo avvisano della registrazione? Io ora ti faccio una domanda: tu perché registreresti una telefonata? Io fondamentalmente lo farei per due ragioni. La prima è per tenere fissato un concetto che potrei dimenticare o che in prima battuta potrei non comprendere bene, che quindi vorrò sicuramente ascoltare successivamente per fissare meglio il contenuto. La seconda ragione potrebbe essere quella di precostituirmi una prova laddove la persona dovesse negare di avermi detto quella cosa. E ora che ci penso, dovrei registrare tutte le telefonate con mia moglie. Ora, le ragioni di politica aziendale che spingono certe attività ad avvisare le persone della registrazione sono senz'altro, come dire, per certi versi anche encomiabili, però certamente non riguardano la liceità dell'attività di registrazione. Quindi se non devi essere avvisato quando qualcuno ti registra, non puoi rifiutarti semplicemente di essere registrato per impedire all'altra persona questa attività. L'unico modo per tutelarti dall'eventuale registrazione è evitare di parlare al telefono o comunque evitare di dire cose che potrebbero essere usate contro di te, non solo in tribunale quindi, ma anche nella vita evidentemente. E allora a questo punto tu mi potresti chiedere: ma scusami, registrare una telefonata non viola in qualche modo la privacy? Ed io ti rispondo: ma scusami, che cosa intendi tu per privacy? Tu stai dicendo delle cose ad una persona dall'altro capo del telefono. Nel momento in cui le dici, stai già, e lo dico tra virgolette perché tra l'altro anche la Cassazione sembra dirlo tra le righe, stai già rinunciando alla tua privacy, stai già esponendo il tuo pensiero ad un altro soggetto, ad un'altra persona che non sei tu. Quel pensiero quindi non ti appartiene più nel momento in cui lo divulghi ad un terzo. Quindi il concetto più intimo di privacy non viene leso dalla sola registrazione. Fissato quindi questo perimetro, andiamo anche a leggere quali sono i limiti che sono disposti per l'attività della registrazione di una telefonata. Il primo limite insuperabile è quello che risulta evidente dai principi che ho elencato finora. Tu puoi registrare una conversazione telefonica solo se sei tu l'interlocutore. Registrare una telefonata tramite un'applicazione segreta o una microspia installata su un cellulare che non è tuo, magari per monitorare l'attività di un'altra persona o per scoprire il suo tradimento, è un'attività illegale che costituisce un reato e che può portare alla reclusione fino a 4 anni, quindi una cosa non da poco. Altro limite alla registrazione riguarda la sua successiva diffusione, cioè non è che se la legge ti consente di registrare una telefonata poi tu di quella registrazione ne fai quello che vuoi, anzi è proprio qui che ci sono i limiti più evidenti ai quali bisogna prestare particolare attenzione. La diffusione di una conversazione telefonica è consentita solo a tutela dei propri diritti o quando la rilevanza pubblica della notizia per certi
certi versi lo impone, perché in questo caso la diffusione sarebbe giustificata anche dal principio costituzionale della libertà di informazione. Io ricordo infatti quando Fedez, a seguito del concerto del 1° maggio di 2 anni fa, ha pubblicato quella conversazione telefonica avuta con uno dei vertici della RAI e qualcuno gli aveva contestato l'illiceità della cosa. In realtà Fedez in quell'occasione stava sia tutelando i suoi diritti, e in ogni caso quella era una cosa che rivestiva una forte rilevanza pubblica, quindi a mio avviso non c'è stato alcun illecito. Inoltre la diffusione, per così dire, è consentita anche per far valere o per difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per quelle finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Questo è quello che dice la nostra legge sulla privacy, e qui c'è poco da interpretare. Quindi se io ho legittimamente registrato una telefonata, potrò senz'altro depositare quella registrazione in tribunale per far valere un mio diritto. Spesso, tra l'altro, soprattutto con riferimento ad alcuni reati, le registrazioni consentono di avere una maggiore chiarezza della situazione e per certi versi possono addirittura essere risolutive. E quindi diciamo che è questo il quadro normativo vigente al momento per quanto riguarda le registrazioni telefoniche. Naturalmente il mio impegno è quello di informarti laddove qualcosa dovesse cambiare, così da evitarti dei problemi in seguito. Se qualcosa però non ti è chiaro, oppure se hai altre curiosità, scrivimi nei commenti, e se il video ti è piaciuto clicca sul like, ma soprattutto non dimenticarti di iscriverti al canale attivando tutte le notifiche e la campanella. Registrare una telefonata, se segui le regole che ti ho detto, si può fare. Che stai?